Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto ai carciofi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, cuori di carciofo tagliati a spicchi, scalogno, olio evo, vino bianco, sale, pepe, prezzemolo, dado bimbi, acqua e parmigiano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettere lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed azioniamo il bimby per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere i carciofi. Il pepe. Il sale. E li facciamo cuocere per 8 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il riso ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft senza misurino. Aggiungere il dado, l'acqua. Mescolare con la spatola ed azioniamo il bimby per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto. Trasferire in un piatto da portata, spolverizzate con il parmigiano messo da parte e il prezzemolo tritato. Risotto ai carciofi. Grazie e alla prossima ricetta.